Renato, io vorrei partire dal personaggio di Isabella Ferrari che ho trovato strepitoso in Clara Calamai, che mi ha ricordato anche una sorta di Norma Desmond di Viale del Tramonto. Volevo sapere se c'erano tutte quante queste suggestioni cinematografiche e come avevate lavorato per crearla, perché secondo me è uno dei punti di forza del tuo film. Grazie. Ma intanto nasce come ispirazione da un personaggio reale, cioè dal divismo del cinema muto italiano, che era molto importante, molto celebrato e assolutamente folle. Ci sono attrici italiane che all'epoca erano famosissime e conducevano una vita fuori dal limite, diciamo così, quindi c'è un'ispirazione reale a attrici veramente esistite e che avevano anche erano sposate, avevano rapporti con gerarchi fascisti, che i gerarchi fascisti chiamavano molto il cinema, insomma c'era tutto un rapporto tra cinema e fascismo molto forte. E poi certo siamo ispirati a Norma Desmond, certamente, ma anche a Marlene Dietrich, Angelo Azzurro, tutto il cinema tedesco della Prima Guerra Mondiale però. E, sì, certo, è un divismo, al meraviglioso divismo, diciamo così, del cinema, quello leggendario, insomma, quello degli inizi, dei primi decenni della sua esistenza, avevano queste donne che erano dal di sopra di tutto. Tra l'altro nel film si accenna al rapporto tra cinema e fascismo anche grazie al personaggio di Maurizio Lombardi, e sebbene appunto Rapiniamo il Duce sia attraversato da vari generi, compresa la commedia, non si tira mai indietro nel raccontare quello che era l'orrore di quegli anni. Credete che abbia il cinema la responsabilità di raccontare la storia, ma anche per essere un monito per il futuro? Credo che non deve essere quello l'obiettivo di un film, ecco. Credo che l'obiettivo di un film sia di essere un'opera completa che abbia profondità e che abbia centrato i linguaggi che volevo utilizzare, abbia centrato gli obiettivi narrativi. Poi dopo, se è una buona narrazione, sicuramente dentro c'è anche delle cose che ti possono dire qualcosa della vita, ecco. Sì, 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 penso che poi la forza del cinema è proprio quella di non avere uno scopo. Esatto. E non avendo limiti, quindi non avendo in realtà responsabilità, ha la possibilità di avere delle sfide enormi, insomma. Può fare tutto. E in questo poter far tutto, al di là di ogni obbligo morale, spesso si perde, perché è difficile vivere senza limiti. Il cinema c'ha questa possibilità. Col cinema si può fare tutto. Tutto è possibile. Isola dice che nessuno è più furbo della storia. Sei d'accordo? Credi che dovremmo averne più rispetto? Nessuno è più furbo della storia. Penso di sì, penso che sia una frase che valga per quasi tutti. E poi ci sono poche persone che forse lo diventano proprio perché lo capiscono subito di non essere più furbe della storia. Una delle particolarità che io apprezzo molto del tuo cinema è il fatto che è molto attento ai dettagli e poi cerca sempre di creare, non so, dei cortocircuiti. Penso anche semplicemente all'uso che fai delle musiche in questo film. Grazie. E volevo sapere appunto come l'avevi scelta, perché c'è un'apertura meravigliosa con Massimo Ranieri. Come li scegli? Lavorando, c'è tanto lavoro, mi fa molto piacere quello che dici e sono orgoglioso di essere riuscito a mettere dentro al film, oltre alla colonna sonora, che è di David Holmes, che è il musicista che ha fatto la colonna sonora di Ocean Eleven, che è un'altra delle mie reference, però ha fatto una colonna sonora strepitosa e diversissima. Ci sono tre pezzi italiani dentro. Uno è appunto quello di Massimo Ranieri, che è entrato dentro una playlist di musiche che c'era, che ritornava, eccetera, che poi dopo abbiamo provato e ha detto spacca, è proprio lei. Ci sono anche degli incontri, delle coincidenze. Amandoti, che è un pezzo dei CCCP, quindi di un gruppo punk della fine anni 70,
e poi Tutto Nero, che è un pezzo di Caterina Caselli che riprende Paint in Black dei Rolling Stones. Quindi iniziare un film con due pezzi come quello di Massimo Ranieri e Tutto Nero di Caterina Caselli, secondo me è subito dare il tono del film, cioè ti racconto l'epoca, te la racconto nel dettaglio precisissimo eccetera, però ti libero dalla conseguenzialità della storia. Insomma, è un po' un modo di essere subito liberi. Grazie mille per il vostro tempo. Grazie. Grazie a te.